tema con il pezzo forte, diciamo, quello sul riequilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione, e quindi la nuova legge regionale che prevede questa cosa che molti di noi stanno vivendo da tempo. Allora sì, questa legge regionale sarebbe la legge numero 8 che è stata emanata il 26 giugno 2015 e entrata in vigore il giorno successivo. È stata vista dai giornali, si è detto che finalmente una riforma. Allora, diciamo che non è una legge di riforma, come diceva anche Valerio, perché tutto sommato non fa che raccogliere delle norme già esistenti, ma rimaste a tutt'oggi disapplicate. Quindi se la riforma prendere il vecchio e dire queste norme disapplicate la riforma, allora diciamo che noi abbiamo già una legge, sempre quella famosa legge 296 del 2006, la legge finanziaria, l'articolo 1, comma 254 questa volta, che prevede che le regioni, l'altro era il comma 254, il comma 254, le regioni nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e le aree libere liberamente fruibili. Devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero accesso, eccetera, eccetera. Però già qui ci dice questa cosa, che deve esserci questo riequilibrio. Pertanto, dove c'è, come e dove, cioè le modalità, la collocazione delle spiagge libere è di competenza delle regioni, si dice le regioni, sentiti i comuni interessati e i comuni ovviamente si attengono alla gestione del territorio. Allora, diciamo che la garanzia del diritto di accesso è di competenza dello Stato e in quanto si tratta di diritto individuale e le regioni però devono individuare questa collocazione. Finalmente con la legge regionale numero 8, che praticamente ha modificato vari aspetti della legge 13 del 2007, si è arrivati soltanto nelle norme transitorie, quindi all'articolo 7, a parlare di questo riequilibrio tra spiagge pubbliche e spiagge in concessione. Allora, illustrando un attimo quali sono i contenuti di questa legge. Allora, questa legge innanzitutto fa una nuova classificazione per tipi di utilizzo delle spiagge. Laddove c'erano 7 tipi all'incirca nella legge 13 del 2007, adesso noi abbiamo 3 tipi. Gli stabilimenti, le spiagge libere con servizi, le spiagge libere, perché le spiagge libere attrezzate che c'erano prima aveva dato luogo a delle incomprensioni. Poi un'altra norma contenuta in questa legge, che è sempre una riedizione di una norma già esistente, è il divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari sulle spiagge libere con servizi. I servizi di balneazione non possono precludere o incidere negativamente sulla libera attrezzazione del balneare. Questa qui è la norma. Allora, che cosa succede? Che se noi oggi andiamo su una spiaggia libera attrezzata, noi arriviamo, se arriviamo alle 8:30, forse pure, se arriviamo alle 9 troviamo già tutti gli ombrelloni aperti, i lettini deposizionati, e noi non possiamo metterci, cioè la spiaggia libera praticamente non c'è più, perché noi abbiamo una spiaggia data a questa persona che lui, pur non potendolo fare, perché in tutte le ordinanze del sindaco c'è scritto che se è una spiaggia libera attrezzata il concessionario non può preavvire gli ombrelloni, le sdraie, se non c'è il cliente sotto che deve occupare, e non appena il cliente se ne va dalla spiaggia bisogna immediatamente chiudere. Su questo argomento noi dallo scorso anno abbiamo già fatto vari esposti, perché abbiamo visto che qui a Ostia ci sono varie spiagge libere attrezzate che lasciano la base dell'ombrellone già piantata anche tutta la notte, per cui la mattina è chiaro che loro vi aprono già alle 7 del mattino e tu la spiaggia libera non ce l'hai mai, cioè l'ombrellone te lo pianti sul marciapiede, perché quando arrivi da Roma per arrivare a tratti sulla risposta con molto spazio. Allora, in questa norma e in questo articolo, diciamo, della legge regionale si... No, volevo dire anche questo, che da notare che noi siamo affondati a fondo a queste situazioni e praticamente avevano delle autorizzazioni di personaggi trasferiti o arrestati, che praticamente davano autorizzazioni per attività vietate fino a Valfranco. Cioè, praticamente questa spiaggia era autorizzata a preposizionare 40 ombrelloni e 40 vettori.
Salvini, no, non solo vietato, ma in completa contraddizione con l'ordinanza del sindaco che in un articolo prevedeva proprio che non potessero preposizionarsi le pinci. Allora quindi, vabbè, questa qui è la cosa della legge, poi è previsto sempre in queste norme transitorie questo 50% di spiagge libere. Se i comuni non rispettano, c'è una sanzione, se i comuni non rispettano questa quota minima non potranno rilasciare nuove concessioni. Poi praticamente questa legge prende atto della direttiva volta, se qui già è vietato il rinnovo automatico, comunque è vietato, insomma, non ce lo doveva dire questa legge. Poi c'è una cosa bellissima, c'è la trasparenza sul credito, per cui ci sarà la pubblicazione sul sito del comune delle concessioni, permetti e canoni e imposte regionali. Questo qui già c'era anche nella legge regionale, comunque nel regolamento regionale che dovrebbe essere l'11 del 2009, legge del 2007, regolamento regionale l'11 del 2009. La mancata pubblicazione delle concessioni, precluderà l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate a loro. Poi c'è un articolo sulla testa regionalizzazione, poi ci sono le norme transitorie. Cioè entro 60 giorni dovrà procedersi a un adattamento del regolamento regionale, quello del 2011-2009. Nei successivi 60 giorni dovranno essere emanati le strutture di utilizzamento regionali e entro 180 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale delle regioni dei CUA regionali dovrà procedersi, no, entro, 100, entro 60 giorni dai CUA e si devono pubblicare i CUA comunali, quindi entro 180 dagli altri. E poi vabbè, prevista la scia anche della via. E diciamo, che volevo dire, il fatto dei comuni e la quota minima, no, perché qui c'è stato un emendamento del professor Guido Fabiani, che praticamente il professor Guido Fabiani è stato il rettore è stato prima economia a Roma e poi è stato rettore fino al 2013. Nel 2013 tra l'altro è anche il cognato del presidente Merito, Giorgio Napolitano, sposato due ragazzi. Comunque fino al 2013, allora lui ha voluto questo emendamento per rimettere almeno il 10%, perché che cosa succede? Che se noi prevediamo il riequilibrio delle spiagge pubbliche rispetto a quelle date in concessione al 50%, questa no, queste disposizioni transitorie parlano di comparti. Allora, il comune di Ostia, per esempio, no, come di Ostia, la litorale di Ostia, è diviso in 5 comparti. Se noi parliamo di spiagge libere al 50%, magari vanno a mettere a periferia, insomma, tutte le spiagge libere e nella parte centrale storica mettono tutte le spiagge in concessione. Invece no, perché con l'emendamento del professor Fabiani noi sappiamo che in ogni comparto deve esserci un minimo del 20% di spiagge in concessione. Allora, le criticità di questa legge, questo 50%, perché parla 50% di affruizione pubblica. Il Movimento 5 Stelle, ho visto nei lavori, ha votato contro, cioè 36 voti a favore, consiglieri a favore, e 6 contro. Perché hanno votato contro? E anche uno era del gruppo misto che aveva votato contro. Perché praticamente nella legge dice che le spiagge al 50% fruizione pubblica. No, le spiagge sono al 100% fruizione pubblica, cioè quello lì non si può parlare di fruizione pubblica, no? Perché le spiagge sono la stessa cosa, esatto. Quindi questa è una prima criticità. Diciamo una cosa che non piace. Poi un'altra cosa che non ci piace, questi piano utilizzare nivi regionale, che dice sentiti i sindaci e l'associazione di categoria dei, non lo dice questa legge, lo dice la legge 894 del 93, ma è chiaro che noi non abbiamo garanzie se praticamente i CUA vengono realizzati sentiti soltanto questi due soggetti. Poi vabbè, quello dei contatti già ve l'ho detto, e poi c'è quest'altra criticità, parla del 50%, che secondo me intende come metri quadrati, come metri lineari, cioè come fronte mare, però intende come fronte mare, quindi come metri lineari, come metri quadrati, perché teniamo conto che andando verso il porto, le spiagge opposte,
sono piccole, strettissime, quindi è chiaro che se tu mi vieni a dare come fronte mare, io di spiaggia lì non c'ho niente. Se invece vai a vedere, che ne so, vabbè, non diciamo quali altre spiagge, ma insomma, larghissime. Lì ci mettiamo un bello stabilimento. E quindi noi abbiamo proposto, Paolo anche mi ha parlato a tavola di generale, tu mi fai una spiaggia libera, una in concessione, una libera. Questo qui rispetterebbe anche la legge, quella del 2007, che dice che tra una concessione e l'altra deve esserci un parco di almeno 2 metri. Allora, non un parco di almeno 2 metri, ma proprio una spiaggia. Se no è orizzontale. Sì, vabbè, un'altra cosa che volevo dire, questa legge, l'ultima criticità, cioè queste cose vanno bene, ma richiede una vigilanza e un'attivazione della cittadinanza, da qua il titolo dell'ultima parte sulla cittadinanza attiva. Cioè va bene tutto, però allora dobbiamo vigilare sulla effettiva applicazione della legge.